Ben ritrovati cari amici, bene, il mercoledì è il giorno di commento, di recensione della puntata della notte passata di Impact Wrestling, che ripeto, una volta era la famosa TNA e i suoi fasti. Bene, come vi dissi già nelle settimane precedenti, praticamente si sta svolgendo un torneo per decretare l'avversario numero uno di Tessa Blanchard, che è la campionessa mondiale della federazione. Bene, nella prima semifinale Ace Austin ha avuto la meglio su un Hernandez che, insomma, con la sua canottiera mi sembrava quasi un pizzaiolo, vabbè. Poi Chris Bay con l'assistenza del molto divertente Johnny Swinger è riuscito a vincere proprio grazie a Johnny Swinger battendo Cousin Jake. La sfida tra Kimberly e Havoc al femminile è finita in un no contest, quindi nessuno praticamente ha vinto perché c'è stata l'interferenza di Neve che ha aiutato, mi pare, Kimberly, se non mi sbaglio. Poi, vabbè, The Nord, altra cosa, altra sequenza di filmato dalla palestra in Canada, tra cui c'è stato il Tag Team Championship Match The Nord, Ethan Page e Josh Alexander che hanno battuto Cody Deaner e Wells. Beh, questo match ho visto che per questa clip era molto lunga sul canale ufficiale YouTube di Impact e quindi non l'ho visto. Comunque, per ultimo, ed è stato il match di chiusura della puntata, incredibilmente Trey, che penso sia colui che io conoscevo come Trey Miguel, penso proprio di sì, che è riuscito a vincere, però non proprio in maniera netta, perché ad un certo punto, che praticamente la contesa stava quasi terminando e se la stava portando a casa Michael Elgin, in realtà Sami Callihan ha dato un ulteriore segnale della sua nuova rivalità, che a questo punto credo culminerà in un match, vedremo se in un pay per view o in una puntata speciale di Impact. E quindi Trey riesce a vincere, quindi penso, non ho letto qualcosa a riguardo, che settimana prossima, quindi ci dovrebbe essere la finale che decreterà lo sfidante numero uno al titolo mondiale tra Trey e Ace Austin, che comunque è una sfida molto intrigante, quindi poi spero di vedere in azione settimana prossima Moose con il suo titolo TNA e vorrei anche capire, insomma, fino a dove si spingerà la federazione con il fatto di far tornare alla luce il titolo TNA nonostante la denominazione TNA che aveva comunque si sia persa nel corso degli anni. Infatti ora la federazione è conosciuta come Impact Wrestling. Prima era nota come TNA, acronimo che significava Total No Stop Action, anche se comunque sempre Impact Wrestling era. Bene, per questo breve commento e recensione è tutto.
Domani non perdetevi invece la doppia recensione tra WWE NXT e All Elite Wrestling Dynamite, che si preparano nella prossima notte a una nuova guerra di ascolti dal mercoledì sera. Però io spero vivamente che questa settimana gli ascolti vadano bene per NXT, che avrà Kurt Angle, niente po' di meno, nella puntata, che arbitrerà quello che dovrebbe essere il match di chiusura della puntata, un cage match nella gabbia tra Thatcher e Matt Riddle, una vera e propria resa dei conti finale, almeno così dovrebbe essere. Grazie a tutti, credo che arriverà un altro e ultimo video però più tardi nel pomeriggio. Quindi il vostro Nicola De Lucia vi saluta, vi dà appuntamento alle prossime occasioni. Manca quasi poco meno di un'ora, però buon pranzo a tutti. Ci becchiamo quando prima, quando ne ho voglia e disponibilità. Ciao, alla prossima, ciao.